Eccomi. Buongiorno a tutti. Benvenuti a questo terzo modulo del corso della delegazione della Lombardia organizzato dall'Ordine Nazionale dei Biologi. Qualcuno sabato mi ha già visto, mi chiamo Andrea Craveri, sono un biologo e sono consigliere del Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Sì, adesso lo condivido, ok. E, chi ha seguito gli altri due moduli certamente saprà che eh, sia la tecnologia sia gli eventi atmosferici. Non ci hanno molto aiutato eh, a mantenere una presentazione lineare, in quanto sia sabato la piattaforma Microsoft aveva un limite tecnico nel numero dei partecipanti, quindi ehm, solo 250 persone hanno potuto seguire il primo modulo e qualcuno è rimasto fuori. Sia sì, lunedì invece abbiamo avuto un blackout nella zona di residenza di uno dei nostri relatori. Eh, e quindi abbiamo avuto un problema durante, durante la diretta. Questi sono il bello della diretta, diciamo così, sono quasi curioso, quasi diciamo eh, curioso di vedere che cosa succederà oggi. A parte gli scherzi, ho il piacere di presentarvi la dottoressa Maria Paola Zampella, che è una biologa libera professionista, è specializzata in scienze dell'alimentazione. E oggi ci parlerà della sicurezza alimentare, della tracciabilità e dell'etichettatura dei prodotti alimentari, del, dei principi dell'HCCP, delle principali certificazioni alimentari e di come si diventa sostanzialmente uno specialista in questo, in questo settore, oltre chiaramente a parlarci degli sbocchi professionali possibili per, per questo indirizzo della nostra professione. Per questo motivo lascio con piacere la, la parola a Maria Paola e vi auguro buon corso. Buon Buona. pomeriggio a tutti, mi sentite? Direi chiedo conferma, mi sentite. Pronto? Okay. Allora, grazie per la bellissima introduzione, direi che possiamo fare subito un piccolo scursus su quello che è la sicurezza alimentare. Eh, per dare un'informazione di base a chi non l'avesse e cioè poi fare un rinforzo eh, per chi deve semplicemente approfondire e riscaldare i concetti in vista dell'esame di Stato, di preparazione dell'esame di Stato. Possiamo partire con la, la presentazione. Andiamo ancora avanti. Allora, perché parliamo di sicurezza alimentare? Eh, prima cosa bisogna fare una, una distinzione in quello che è la parola sicurezza, secondo quella che è l'accezione anglosassone, perché viene tradotto con due differenti termini. Uno è la safety, andiamo avanti, e uno è la security. La security indica la sicurezza economica e sociale di avere eh, gli alimenti a disposizione, quindi avere fonti alimentari a disposizione per autosostenerci. Quindi la possibilità di eh, nutrire il nostro organismo con i giusti nutrienti. E poi la food safety, ossia quello di cui parleremo oggi, che è la sicurezza igienico-sanitaria degli approvvigionamenti alimentari, quindi degli alimenti. Andiamo quindi al prossimo step. Si sente un po' male? Provo ad avvicinare il microfono. Mi sentite meglio? Ok, perfetto. Quindi, Food Safety uh, dobbiamo risalire per parlare di Food Safety all'articolo uh, 32 della Costituzione italiana, che um, sancisce che la Repubblica italiana tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della collettività, garantendo le cure agli indigenti ma anche la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità si preoccupa di garantire la sicurezza degli alimenti a livello mondiale, soprattutto perché il fenomeno delle tossinfezioni alimentari, quindi delle malattie di carattere alimentare, è piuttosto diffuso e continua ad avere, eh, diciamo così, a mietere vittime eh, da questo punto di vista perché eh, spesso non si riesce a... a, a ad arrivare al numero esatto di persone che si sono eh, contaminate o comunque contagiate perché spesso eh, queste informazioni non arrivano alle autorità. Quindi l'obiettivo dal punto di vista della normativa italiana ma soprattutto a livello internazionale è quello di garantire la salubrità dei prodotti alimentari destinati al consumatore. E in questo ruolo entriamo anche noi. Andiamo avanti. Andiamo anche avanti. Allora, il problema affrontato dal punto di vista europeo basta pensare solo al rapporto annuale delle zoonosi e eh, sugli agenti zoonotici eh, pubblicato dall'EFSA per capire che le infezioni da Campylobacter e Salmonella sono quelle più diffuse a livello europeo, ma anche a livello italiano. Quindi, l'obiettivo è cercare di ridurre questa incidenza, ridurre il numero dei casi e soprattutto prevenire il numero dei casi. Andiamo avanti vi porto praticamente uh, una comunicazione dei dati aggiornati sulle campilobatteriosi e sulle sermonellosi le vedo un po' male anch'io dallo schermo però uh, vedete che le, campi... eh, le infezioni da campilobatter fanno praticamente eh, da padrone nell'ambito delle tossifiazioni alimentari procediamo quindi una volta evidenziato il problema dobbiamo agire si dovrebbe agire dal punto di vista politico, quindi andare a proteggere la salute delle persone, degli animali, delle piante in ogni fase del processo di produzione, eh, ed avere questo mh, elemento di protezione come priorità essenziale in ambito di salute pubblica. Per questo motivo, la politica dell'Unione Europea eh, si pone come obiettivo, eh, quello di salvaguardare la salute del consumatore lungo tutta la catena alimentare, lungo tutta la filiera eh, agroalimentare, evitando la contaminazione degli alimenti attraverso l'igiene, l'informazione e garantendo la salute delle piante, e degli, degli animali e delle persone. Andiamo avanti. Quando è partito questo percorso di tutela della salute attraverso la sicurezza agroalimentare? È partito praticamente dalle direttive del 1993 e del 96, entrambe le prime direttive sull'igiene dei prodotti alimentari, direttive finalizzate ad assicurare un livello minimo, quindi un livello base di requisiti strutturali inteso come eh, sistema, come processo che doveva essere svolto per assicurare eh, una corretta eh, la salubrità degli alimenti e livello minimo, di, cioè di, di, di requisiti minimi a livello di salubrità dei prodotti e da qui poi è derivata tutta un'altra serie di, eh, di norme e eh, di regolamenti eh, tra cui uno, uno dei principali che è quello che è conosciuto da tutti nel settore agroalimentare che è il decreto legislativo 155 del 97 che familiarmente conosciamo come normativa HACCP. Andiamo avanti. Giusto un piccolo assunto, proprio un piccolo assunto, perché la normativa è vastissima, di quella che praticamente sono le, i principali mh, libri propedeutici, diciamo così, regolamenti quadro, regolamenti attuativi e direttivi in ambito agroalimentare. Una cosa che mi preme sottolineare, la normativa non si studia a memoria perché è un costante aggiornamento. Quindi sapere a eh, meno gradine quelli che sono i regolamenti principali come regolamenti quadro, andarli a leggere e su quello poi lavorare con i costanti aggiornamenti. Una cosa che eh, mi è stata insegnata ai tempi dell'università e che ritengo veramente ottimale quando si affronta il problema della sicurezza alimentare, anche perché l'aggiornamento normativo è costante. Eh, L'ultimo per esempio è stato anche 2000, proprio del nostro aprile 2020, che poi vedremo un pochino più avanti, eh, che deve essere ancora ben studiato dagli esperti e attuato. Andiamo avanti. Giusto per introdurre col libro verde, è praticamente un po' la mamma di tutti i regolamenti perché contiene i principi base della legislazione europea in materia di sicurezza alimentare. E nasce proprio per la necessità di disciplinare, definire di delle regole tecniche e tutelare i eh, diritti del cittadino in materia di gestione e igiene dei prodotti alimentari. Eh, e è stato il veramente il primo passo a livello di Unione Europea, di Comunità Prima e di Unione Europea, nell'ambito della sicurezza alimentare. E da qua poi sono derivati, eh, i, cioè, il regolamento quadro 178 e tutti gli altri regolamenti. Ho messo il link eh, del Ministero della Salute, dove potete trovare eh, molta della normativa, eh, diciamo quasi tutta, tra cui anche il libro verde e il libro bianco, che vediamo fra pochissimo. Andiamo per avanti. Andiamo avanti. Allora, il Libro Bianco. È ancora più mh, mamma, diciamo così, mi piace usare questo termine, eh, del, di tutto quello che è il pacchetto della sicurezza alimentare. Eh, ed è nato praticamente nel, negli anni 2000, ed è quello da cui poi è derivato proprio anche il concetto di EPSA, di Autorità Alimentare eh, Europea. Eh, e di un concetto di tracciabilità, rintracciabilità e di informazione corretta e precisa ai consumatori, nell'ottica di un safety design, quindi un disegno di sicurezza globale. E anche qui trovate il link che potete, da cui potete scaricare il eh, libro bianco a livello di ministero. Andiamo per avanti. Quindi, giusto, vedete in basso rintracciabilità e il percorso dai campi alla tavola proprio come percorso di filiera. Andiamo avanti. Ecco, regolamento quadro il 178 del 2002, eh, dà come innanzitutto la definizione di alimento e di OSA, cioè operatori del settore alimentare. Quindi quando avete un dubbio su quella che è la definizione. Riferitevi sempre al 178 e poi vi mh, trovate man mano gli aggiornamenti. Però, ci sono dei concetti base cui, cui il 178 definisce molto chiaramente. Istituisce l'EPSA, definisce quelli che sono i principi generali che legano i legislatori comunitari in termini alimentari, i requisiti essenziali di alimenti e mangini, sempre nell'ottica della prevenzione e precauzione. Quindi. L'obiettivo principale della normativa europea, oltre che la normativa italiana, è fare prevenzione, prevenire eh, il, eh, la tossinfezione alimentare, poi disporre i controlli mh, nazionali e comunque a livello comunitario eh, e soprattutto nell'ottica del sistema di allarme rapido e disciplinare tutte le fasi di produzione degli alimenti e dei mangimi. Andiamo avanti. Allora, non si applica allora la produzione primaria, quindi la produzione agricola e poi a quella che è la vendita diretta tipo chilometro zero, o comunque al discorso esistono comunque delle fattorie, per esempio, didattiche, faccio sempre questo esempio: eh, dove il consumatore può acquistare direttamente il prodotto eh, della fattoria didattica, in quel caso lì mh, non è necessario. La rintracciabilità viene un po' meno, perché comunque se la vacca è allevata eh, in quell'allevamento e il latte è prodotto in quell'allevamento, Ovviamente le eh, informazioni sono già presenti. E notate proprio all'articolo 2 la definizione di alimento. Questo è eh, un elemento chiave del regolamento 178. Andiamo avanti. Gli obiettivi: quindi, altissimo livello di tutela della vita e della salute umana, sempre nell'ottica di prevenzione e precauzione. Tutela dell'interesse dei consumatori. In confronti di pratiche fraudolenti e ingannevoli e adulterazione degli alimenti, tutela della salute degli animali e delle piante, tracciabilità da monte a valle e rintracciabilità, quindi percorsi in discesa e percorso a risalire, responsabilità degli operatori devono dichiarare tutto e assumersi la responsabilità di ciò che dichiarano, controlli programmati e ritiro dell'alimento e del mangime se questo rappresenta un pericolo. Per eh, il consumatore e richiamare l'alimento, cioè allertare il consumatore proprio con il sistema di allerta rapido. Eh, per esempio, ci sono stati nel, negli ultimi periodi eh, dei casi con eh, le passate cirio, mi sta venendo in mente questo, eh, in cui il prodotto è stato richiamato eh, dalla grande distribuzione proprio perché c'erano dei contaminanti a livello di, eh, di mocha, quindi di materiale a contatto con gli alimenti. Torna, eh, andiamo avanti. Andiamo per la prossima. L'altro è il grande regolamento, 852 un pezzettino indietro. Grazie. Allora, definisce gli obiettivi di sicurezza alimentare che le imprese devono soddisfare. Quindi tutti gli operatori del settore alimentare, famosiosa, devono garantire la corretta prassi igienica in ogni fase del processo di produzione del processo, di igiene degli operatori, l'igiene dei locali è un elemento, lasciatemi passare il termine, da stressare, nel senso dovete battere su questo punto, dovete contro far controllare e controllare se siete voi gli ispettori eh, che tutto venga rispettato un po' adesso richiamiamo anche un po' la, la questione Covid e sicurezza alimentare eh, o comunque a, a livello igienica dovete sempre stressare sull'igiene. Quindi i requisiti generali eh, materie di igiene sono riportate nei vari allegati eh, e poi sono introdotte eh, le norme praticamente eh, o meglio vengono risaldate eh, quelle che sono le disposizioni in materia di analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo quindi famoso HCCP come anche parte del codex andiamo avanti andiamo proprio alla prossima slide altri due grandi regolamenti mh, che sono parenti dell'852 sono l'853 e l'854 Andiamo per avanti dalla regia? Ok. Poi abbiamo il codex che è una serie di regole, di indicazioni, di suggerimenti, di pratiche eh, stabilite attraverso un gruppo di lavoro per dare le indicazioni mh, chiave... Mh, che saranno poi la base dei vari manuali HCCP. Quindi dire quelle che sono le corrette pratiche di produzione di un alimento, di un processo di ristorazione, di un processo di uh, produzione di un pasto, in modo tale che ci sia comunque un'indicazione uh, chiara uh, su come deve avvenire un processo e su quella base puoi lavorare nella specificità aziendale. E anche qui lo troviamo mh, dei suggerimenti proprio a livello europeo. Andiamo avanti andiamo un pochino avanti ancora altri due grandi regolamenti sono l'882 e la direttiva 41 eh, l'882 soprattutto per chi si occupa di controlli ufficiali e poi la direttiva 41 è una direttiva un pochino più eh, generale andiamo avanti vedo lo schermo un po' piccolo quindi faccio anche io un pochino fatica Ok, poi il regolamento 315, grazie, perfetto. Eh, del 93 e 1881 del 2006. Allora, sono due, altri due grandi regolamenti. Eh, il primo è eh, eh, finalizzato a garantire che nessun alimento, nessun prodotto alimentare contenga quantità inaccettabili di contaminanti, di sostanze contaminanti e, e finisca poi in commercio. Uh, quindi definisce come contaminante uh, la sostanza che non è stata aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma che comunque è presente come residuo di produzione quindi tutti quelli che sono residui anche dell'allevamento, eh, residui della, della coltivazione o della prassi veterinaria, residui della, della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, eh, ma anche eh, contaminanti che mh, uno non si aspetterebbe in un prodotto alimentare, per esempio peli di animali, eh, pezzi di unghie, eh, pezzetti di insetti, eh, quindi tutto ciò che non dovrebbe assolutamente essere presente. In un alimento, in un prodotto alimentare, ma che invece ritroviamo i limiti sui contaminanti sono poi stati aggiornati eh, dal regolamento 1881 del 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, per esempio nitrati, micotossine, metalli pesanti, e poi precede la revisione periodica. Quindi anche in questo caso non occorre sapere la normativa a memoria, ma andare a utilizzarla man mano che vi viene richiesto. Andiamo avanti. Questo vi ho portato il link ai regolamenti. Abbiamo altri eh, regolamenti, il 396 sui residui proprio di antiparassitari. E il 37 del 2010. Eh, per quanto riguarda i residui sugli alimenti, più specifico per i residui sugli alimenti di origine animale. Di solito il legislatore fa una distinzione a livello di residui o comunque di uh, regolamenti nell'ambito animale perché uh, sono quelli, essendo comunque organismi più vivi rispetto, passare, lasciatemi passare il termine, più vivi rispetto comunque alla pianta per quanto viva sia, ma che comunque hanno uh, di per sé uh, una uh, una componente batterica e microbica eh, loro eh, possono comunque portare a una maggiore contaminazione. Andiamo avanti. Altri regolamenti sono il 2073, il 74, il 75, il 76 e il 2002, che sono specifici eh, per i criteri microbiologici, quindi quando si fanno proprio eh, le analisi a livello di laboratorio eh, sui vari tipi di alimenti, eh, e nello specifico il 75 per quanto riguarda eh, le carni la, come trecnina. Andiamo avanti. Allora. Questo per quanto riguarda la normativa europea. Però... Il legislatore italiano ha, mh, si è occupato di sicurezza degli alimenti e di disciplina igienica degli alimenti già nel 62 con la legge 283 del 30 aprile del 62. Una legge che è considerata la base della disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari, che poi è stata ovviamente modificata e mh, è stata integrata con i vari regolamenti europei. Andiamo, eh, mettiamo eh, l'animazione. Prego. Allora l'articolo 5 parla proprio di mh, vendita di alimenti che non devono essere in, stato, in cattivo stato di conservazione con cariche microbiche superiori ai limiti o insudiciate in base da parassiti in stato di alterazione o nocive. Quindi già nel 62 il legislatore parlava di sicurezza igienica, il legislatore italiano parlava di sicurezza igienica Igiene e sanitarie degli alimenti. Quindi il concetto di sicurezza parte ancora più lontano della normativa europea. Andiamo avanti? Uh, allora, le slide si, sì, potremmo anche lasciarle, se lo si può fare. Ok. Allora, l'altro grande regolamento eh, l'altro grande eh, de decreto legislativo importante dal punto di vista eh, italiano, il decreto 155 del 97, che stabilisce le norme generali di genere dei prodotti alimentari e le modalità per verificare che queste norme vengano effettivamente osservate. Quindi, il responsabile sulla base di questo decreto dell'industria alimentare deve garantire che tutte le fasi, quindi preparazione, trasformazione, fabbricazione confezionamento, deposito quant'altro anche trasporto distribuzione, vendita siano effettuati sempre e costantemente in modo igienico quindi in ogni fase secondo questo decreto del processo produttivo bisogna individuare quella che è la fase critica che può diventare critica per la sicurezza degli alimenti e qui devono essere individuate tutte e attuate tutte quelle procedure di sicurezza per far sì che il per non eh, si trasformi in un danno effettivo questo poi questo regolamento è, tras, è stato poi integrato dal 352 del 2004 andiamo un pochino avanti quando nasce il sistema HCCP, nasce eh, negli anni 60 perché nasce eh, con eh, la NASA, eh, con, le, con le prime missioni spaziali, eh, proprio per garantire agli astronauti eh, la possibilità di avere pasti eh, confezionati e liofilizzati o comunque trasformati sicuri. Per non avere, cioè assicurarsi ovviamente di non incorrere eh, malattie, eh, dispersi nello spazio. E eh, quindi evitare che ci fossero contaminazioni, batteriche, virali, tossine, inquinanti di tipo chimico, fisico, eh, in questi prodotti per eh, i viaggi spaziali. Con il, regolamento, con il decreto 155 tutte eh, le aziende alimentari sono quindi tenute a, a redigere e attuare il piano di autocontrollo secondo il modello HCCP che prevede sette principi. Andiamo avanti così vediamo questi sette principi. Allora, primo identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili. Allora, sottolineo il termine accettabile. Non tutto può essere ridotto a zero, è quasi impossibile, a livello accettabile. Quindi che uh, al, praticamente, parlando, facendo un parallelismo con il Covid, eh, la presenza di una, uh, una particella virale, una particella batterica, eh, in alcuni casi è un livello accettabile. Perché vuol dire che non si moltiplicherà, quindi questo non determina, ha una, è una carica infettante bassa, quindi questo è un livello accettabile. Poi l'altro punto è identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo è essenziale. Il famoso binomio tempo-temperatura, pastorizzazione del latte, facendo il classico esempio. Quello è un punto critico di controllo. Perché, se non viene fatta bene, se non sono rispettati i tempi, non sono rispettate le temperature, quindi E, non O, devono essere rispettati tutti e due, allora lì diventa un punto critico. Andiamo alla prossima, alla prossima animazione. Allora, stabilire nei punti critici di controllo i limiti che differenziano l'accettabilità dall'inaccettabilità, stabilire e applicare tutte le procedure di sorveglianza, le azioni correttive e mh, tutte le procedure per verificare che effettivamente le, queste misure correttive funzionino, predisporre i vari documenti e le registrazioni. Tutto, quindi tutto ciò che si fa a livello aziendale deve essere registrato e deve essere dichiarato e poi va, va valutata comunque eh, la conformità a quello che viene scritto. Andiamo avanti. Le azioni preliminari alla base del piano di autocontrollo, quindi costruire il gruppo di lavoro, descrivere il prodotto perché eh, non esiste un manuale standard per tutte le aziende. Ci sono dei principi che possono essere adeguati, però uh, ogni manuale deve essere specializzato per il prodotto per la singola azienda. Poi costituire diagramma di flusso delle attività, quindi eh, individuare, che sono le, individuare quelle che sono le procedure di produzione e per la singola procedura eh, individuare i punti critici di controllo. Fissare i limiti per i vari punti critici di controllo, monitorarli, individuare le azioni correttive, identificare procedure di verifica, registrare e raccogliere i dati. Andiamo avanti. Primo step, quindi gruppo di lavoro, un gruppo qualificato e qui possiamo entrare noi biologi perché se ci formiamo, se ci piace come eh, tipologia di lavoro e ovviamente continuiamo ad aggiornarci, possiamo entrare eh, nell'ambito della, eh, della, della costituzione del gruppo di lavoro in termini di eh, relazione del manuale HCCP e dovranno, praticamente, dovranno essere comunque, questo gruppo di lavoro dovrà predisporre i documenti e mh, tenere i documenti a disposizione per gli organi di vigilanza. Andiamo allo step 2. Quindi descrivere minuziosamente i prodotti che si ottengono alla fine del processo produttivo, quindi in termini di ingredienti, eh, proprietà, caratteristiche chimico-fisico, trattamenti a cui sono sottoposti, modalità di, di confezionamento, imballaggio, immagazzinamento, periodo di conservazione, se ci sono istruzioni per l'uso specifiche per i consumatori e se ci sono tipologie specifiche di consumatori per cui è destinato. Ok, andiamo avanti. Step 3. Un altro passo è il diagramma di flusso, quindi che cosa effettivamente si fa. Quindi rappresentazione schematica di tutto il processo di lavorazione per la linea produttiva, tutte le varie fasi che lo compongono. Quando parliamo di fase intendiamo l'attività, quello che effettivamente si fa, cioè l'attività manuale, strumentale, relativa al, al ciclo di produzione o distribuzione. Allora, possiamo avere un'idea generale e quindi iniziare a costruire il nostro diagramma di flusso, ma poi come consulenti, o comunque eh, se lavoriamo anche proprio in azienda, eh, quindi siamo alle dipendenze aziendali, dobbiamo osservarli direttamente sul campo, quindi andare eh, in azienda eh, per capire come effettivamente eh, è strutturata la linea di produzione. Io vi faccio un esempio legato alla mia esperienza universitaria. Eh, mi è capitato di vedere processi di produzione eh, delle, eh, degli hamburger di storione, quindi praticamente lo storione in zona calvisano veniva utilizzato per il caviale, ma soprattutto che la, car il la carne dei pesci, scusate il gioco di parole, però comunque il pesce veniva utilizzato, macinato e abbinato alla farina di mais per eh, produrre questi hamburger. Quindi il processo produttivo in questo caso è mh, fatto in un certo modo rispetto magari a un'azienda che produce bastoncini di pesce, è ovviamente diverso rispetto a un'azienda che produce uh, brioche, panificato o biscotti o produce caffè di filizzato. Quindi possiamo immaginare quello che è il processo ma poi dobbiamo sempre verificarlo sul campo. Uh, mettiamo un attimo mh, quella che è l'immagine che avevo preparato. Ecco per esempio il processo di produzione dell'acqua HT. Allora parleremo dal latte crudo. Viene ricevuto, viene stoccato, subisce in parte eh, il trattamento di prepastorizzazione, viene stoccato questo latte e poi si, produce, eh, si passa il trattamento HT. Oppure si ha direttamente il processo HT, quindi dipende da quello che è l'obiettivo aziendale. In ogni caso poi bisogna eh, metterlo in un confezionamento asettico, e, prima ancora l'adduzione settica. Vediamo un attimo quello che invece è proprio l'immagine con il percorso. Quindi, arriva: eh, possiamo farlo con il mouse per far vedere un attimo il percorso. Sì, allora dal camioncino arriva alle cisterne, viene prima stoccato e qui può procedere con le due linee di produzione. Dal lato per, per esempio la produzione di altri prodotti nel lattiero caseario, oppure l'HT oppure la polvere di latte che viene utilizzata per altre preparazioni. Quindi in questo caso il processo è più complesso perché ci sono due o tre linee produttive e su questa base ogni linea produttiva avrà i suoi CCP, i suoi punti critici di controllo. Andiamo avanti. Un altro esempio, preparazione di alimenti. Magari questo è un po' più vicino a noi che ci occupiamo di corretta alimentazione. Quindi c'è l'acquisto, il ricevimento delle materie prime, lo stoccaggio delle materie prime, differente a seconda che il prodotto sia deperibile o, o non deperibile. Se necessario verrà scongelato quando poi dovremo preparare gli alimenti, magari ci sarà il lavaggio delle verdure, eh, magari ci sarà la, la cottura se ci sono carne, pesce o comunque eh, alimenti nella pasta. Sarà necessario l'abbattimento termico se il prodotto non viene servito subito o la conservazione a temperatura controllata. Pensate a una mensa, eh, riscaldamento o rinvenimento, se eh, invece il prodotto è stato abbattuto e quindi poi eh, dovrà essere eh, trasportato, non so, in una mensa scolastica. E prima ancora ci deve essere il confezionamento in vaschette. O, o anche dopo, in base a quello che è l'obiettivo che ci poniamo. Poi la distribuzione oppure vendita e somministrazione in base a quello che è l'obiettivo aziendale. Vediamo un attimo il flow chart in questo caso. Ecco, per esempio una preparazione, ingredienti freschi, ingredienti congelati vengono prelevati, vengono eliminati gli imbagli e gli stoccaggi, in alcuni casi possono essere lavati, prima ancora devono essere verificata la scadenza e l'integrità del prodotto, in realtà questo andrebbe fatto prima, deve essere fatto nel momento in cui i prodotti entrano in azienda, Uh, un po' come quando, nell'ambito poi delle certificazioni alimentari, quelle un po più di qualità, andiamo a controllare che il nostro fornitore eh, ci eh, consegni sempre eh, il prodotto alimentare dalle giuste, alle condizioni che abbiamo stabilito eh, nel rapporto di fornitura. Bisogna verificare lo stato di conservazione e poi procedere alla preparazione dei prodotti. In questo caso ci può essere la vendita, in altri casi ci può essere la somministrazione, in altri casi ci può essere quello che è l'abbattimento dopo la temperatura. Quindi questo è solo un esempio. Ogni processo ha il suo flow chart, quindi il suo diagramma di flusso. Andiamo avanti. Ecco, per esempio, mh, questo è il è praticamente il layout di una zona di preparazione pasti con NSA mensa, quindi qui abbiamo il ricevimento merci, poi la zona di preparazione che deve essere distante dalla parte delle celle frigorifere e dei locali di stoccaggio, eh, ovviamente eh, separare i vari locali di stoccaggio in base alla tipologia di prodotto e una volta passata in produzione il prodotto non deve più tornare indietro è sempre nel concetto del sempre avanti flusso in avanti una volta arrivata al locale mensa quello che non viene consumato ahimè deve essere poi buttato o in alcuni casi di eh, solito viene destinato anche se ovviamente eh, in buona condizione a quello che sono delle opere per i poveri però non sempre non è, non è sempre previsto andiamo avanti Step 4. Allora, utilizzando come guida il diagramma di flusso, opportunamente verificato sul campo, il gruppo di lavoro compila un elenco di tutti quelli che sono i potenziali pericoli nelle varie fasi. Il pericolo è l'inaccettabile contaminazione, crescita o sopravvivenza di microorganismi indesiderati, loro tossine o presenza di entrambi. Pericoli, lo sappiamo sono di natura fisica, chimica o biologica. Andiamo al prossimo slide. Quindi quantificazione del pericolo, non mi dilungo tanto su questo, perché in teoria chi ha anche lavorato in laboratorio, ha fatto tirocinio in laboratorio, dovrebbe saperlo. Quindi una volta che il pericolo, cioè eh, l'evento eh, dannoso per il soggetto, abbia, il pericolo deve essere quantificato. Quindi bisogna mh, passare al concetto di rischio, quindi il grado di probabilità che si verifichi concretamente, effettivamente un certo pericolo. Il rischio è misurabile. La gravità del pericolo è l'entità delle conseguenze che si possono eh, derivare sulla salute dei consumatori. E abbiamo quattro livelli di probabilità. Quindi un livello 1 eh, frequenza bassa, due medio bassa, tre. Medio alta e 4 frequenza molto alta. Andiamo avanti, quindi da pericolo al danno. Il danno è la conseguenza negativa che deriva dal verificarsi del pericolo, cioè dell'evento. Per identificare il danno, eh, si, si, si rifà il concetto di lesione fisica, danno alla salute. La gravità delle conseguenze e magnitudo, cioè ampiezza delle conseguenze, i famosi effetti teratogeni. Eh, la magnitudo può essere eh, più ampia rispetto ad altri tipi di, di danni, perché comunque eh, può essere trasmesso anche eh, a livello del feto, in questo senso. Quindi, la danno, gravità delle conseguenze, anche in questo caso, abbiamo quattro livelli: uno lieve, due medio, tre grave e quattro gravissimo. Andiamo avanti, quindi una volta che sono stati identificati i pericoli, la probabilità che si verificano, quindi il rischio, si, um, si, praticamente si, ha la, si sta facendo quella che è la base del processo di analisi del rischio. Come indicano sia il 178 come regolamento che l'852, quindi si parte dalla valutazione del rischio, ossia individuazione di quello che è il pericolo, cioè l'evento dannoso. Caratterizzazione del pericolo, cioè si quantifica. Valutazione dell'esposizione al pericolo, cioè la frequenza e la caratterizzazione del rischio, cioè quanto la, è, è alta la probabilità. Gestione del rischio, ossia il processo che esamina tutte le alternative di intervento per eh, le adeguate scelte di prevenzione e controllo. E poi comunicazione del rischio, quindi dando eh, informazioni, pareri interattivi e costantemente aggiornati e poi comunicando ovviamente coinvolgendo tutti i responsabili della gestione del rischio, i consumatori e le imprese alimentari, quindi la comunicazione deve essere globale. Andiamo avanti. Allora, giusto per fare un piccolo ripasso sui tipi di contaminazione, quella fisica va considerata in ogni fase del processo produttivo, anche nella fase della distribuzione o della vendita. Ed è legata proprio a una presenza di qualcosa di fisico, cioè un corpo estraneo. Vi ho parlato delle unghie, lo smalto, quindi mi raccomando, controllate le mani degli operatori, soprattutto anche delle operatrici. Eh, sassolini, frammenti di imballaggi, eh, capelli, materie plastiche, porcellana, quindi i capelli, mi nel se forse lo vedremo nell'aspetto dell'igiene eh, del personale. Devono essere raccolti all'interno della cuffia e, anche, e chi ha la barba, gra, barba lunga deve comunque raccoglierla perché possono esserci anche pezzi di barba. Va gestita questa contaminazione attraverso una corretta manutenzione dei macchinari e delle attrezzature, l'igiene personale e, e il comportamento mh, adeguato da parte degli operatori, e il controllo dei prodotti eh, preconfezionati in tutte le fasi di elaborazione. Allora, a volte è capitato di questi sono stati, sono stati casi riportati di pezzi di sigaretta all'interno degli alimenti. Quindi in questo caso ovviamente vietare. Eh, in realtà si dovrebbe essere proprio la base: vietare di fumare nei locali di produzione, ci sono dei locali diversi per farlo. Contaminazione chimica, andiamo avanti. Okay. Può essere causata da fattori diversi, da residui di sostanze eh, farmacologicamente attive, reazioni ormonali, anabolizzanti, additivi, sostanze prodotte durante il ciclo di lavorazione, contaminanti ambientali, metalli pesanti, antiparassitari, anticartogamici, quindi tutto ciò che viene utilizzato nelle fasi precedenti. E eh, soprattutto anche, a volte può esserci come eh, contaminante anche residui di detersivi o comunque detergenti eh, disinfettanti utilizzati nelle fasi di sanificazione. Quindi, anche in questo caso, il corretto risciacquo e le corrette procedure di sanificazione può essere prevenuta attraverso le procedure di qualificazione e controllo dei fornitori, quindi chiedete sempre da dove arriva la merce che vi portano, quindi i prodotti che vi portano, attraverso la corretta esecuzione di tutte le operazioni di detersione e disinfezione. E attenzione anche ai moca, quindi ai materiali di imballaggio che non rilasciano sostanze, un po' il problema della, del vigneto, pellicola e, e altre sostanze materie plastiche. Eh, ci sono delle mh, di mocha che sicuramente non rilasciano sostanze come il vetro, la porcellana, altri eh, di cui c'è un costante aggiornamento eh, anche in base al processo produttivo. Andiamo avanti. La famosa contaminazione biologica eh, di cui siamo un pochino più abituati, legata a microorganismi. Allora, virus non sono microorganismi, ma mh, a livello di, eh, di contaminazione rientrano sempre nell'ambito della contaminazione biologica. Quindi batteri, virus, funghi, protozoi che sono unicellulari e metazoi. So, quindi la contaminazione biologica legata alla crescita e sopravvivenza e d'azione dei microorganismi, ma anche da parassiti e, come metazoi e protozoi che possono attaccare gli alimenti e possono poi insediarsi all'interno del corpo umano e qua riprodursi e quindi contaminarlo tal quali o attraverso le loro tessine. Andiamo avanti? Allora, sicuramente ciò che stimola il, eh, la riproduzione Soprattutto nell'ambito della contaminazione biologica, eh, sono dei fattori che noi tutti conosciamo: quindi tempo, temperatura, acidità, presenza di ossigeno, quindi substrato e nutrimento, luce, radiazioni, acqua libera e umidità. Quelli che fanno da padrona solitamente sono tempo e temperatura. Ovviamente, conservare un prodotto a una temperatura adeguata. Eh, permette di eh, rallentare il processo riproduttivo. Eh, consumare entro un certo tempo eh, l'alimento permette di evitare una, o di ridurre la probabilità che il microorganismo possa riprodursi. Poi sull'acidità eh, l'acqua libera è legata un po' più specificamente al tipo di contaminante biologico. Andiamo avanti. Quindi, conseguenze della contaminazione biologica. Da questo sono da sapere e ricordare la differenza tra infezione, intossicazione e tossinfezione. Infezione, presenza di patogeno vivo che entra nel corpo attraverso l'alimento infetto. Quindi, Listeria, Escherichia coli, Salmonella, Brucella, Campylobacter tossicazioni solo tossina l'organismo non è presente le tossicazioni più comuni sono quelle da stafilococco e da clostridium botulinum tossinfezioni presenza contemporanea di patogeno e tossina clostridium prefrigens in alcune casi salmonella e bacillus cereus andiamo avanti quindi questo è giusto per riassumere un pochino. Differenza tra intossicazione e tossinfezione in senso stretto. Però ricordatevi bene la differenza. Infezione organismo vivo. Intossicazione tossina, lo dice la parola stessa. Tossinfezione entrambi. Questa è la base di, proprio di quella che è la contaminazione biologica. Andiamo avanti. Come la gestiamo? L'abbiamo già detto. Selezione, qualificazione dei fornitori, verifica campione delle condizioni del prodotto. Allora, non fidatevi del vostro fornitore perché lo conoscete da tempo, no, stressate la cosa, dovete fare comunque campionamenti sul prodotto che vi arriva, valutare l'integrità delle confezioni, eh, controllare le temperature di trasporto, poi corretto mantenimento delle temperature di conservazione. Quindi il eh, temperatura di stoccaggio, che è anche un punto di CCP. Faccio un piccolo esempio: mi è capitato di lavorare in ambito di eh, casa di cura, quindi gestione personale, eh, con gestione anche dei frigoriferi di reparto. Una cosa che di solito <ride> si verifica in alcune situazioni è che la temperatura dei frigori fuori di reparto sia sempre 2C, 2C, 2C tutti i giorni. Capite che in questo caso eh, vuol dire che non è stata fatta una, una rilevazione, quindi in questo caso dovete eh, riformare il personale. Poi un altro punto da, eh, da gestire è la riduzione al minimo dei tempi di sosta a temperatura non idonea. Quindi i pallet di eh, prodotti magari non deperibili non devono rimanere a sole, ma devono essere trasportati rapidamente all'interno dei magazzini. Rispetto delle regole di igiene personale, corretta operazione di pulizia e sanificazione, protezione dei prodotti pronti per il consumo, con pellicole, film eh, e altri materiali trasparenti, e distinguere, come abbiamo detto prima, le aree di lavoro. Perché una delle principali fonti di contaminazione biologica è la cross-contamination, quindi contaminazione crociata. Questo si verifica tantissimo nelle strutture di preparazione e passi per eh, la ristorazione commerciale o collettiva. Quindi separare le aree di lavoro è tassativo. Andiamo avanti. Quindi modalità di contaminazione può essere endogena, quindi proprio all'origine. Materie prime che sono già contaminate all'origine, esogena, quindi può essere secondaria, terziaria, quaternaria, si verifica nelle fasi successive e soprattutto durante la manipolazione. Stressato il personale sulla separazione degli strumenti di lavoro e sull'igiene eh, la, delle mani, un po' come abbiamo fatto adesso per la questione Covid, ma dovete farlo sempre perché utilizzare un coltello per il taglio del pesce o utilizzarlo anche per la carne e viceversa significa praticamente dare via libera a una contaminazione crociata. La stessa cosa per quanto riguarda il taglio magari eh, dei prodotti vegetali. Andiamo avanti. Ecco, quindi più gli alimenti sono manipolati e sono costituiti da più ingredienti, più elevato è il numero di batteri che possono contenere quindi maggiore è il numero di microorganismi eh, che praticamente si possono essere presenti nel cibo, quindi minore è la sicurezza igienica dei prodotti. Questo vi ho fatto vedere prima, ad esempio nell'ambito di preparazioni composte, arrosti ripieni, uh, rolli, far, eh, prodotti farciti. E là proprio c'è tantissima possibilità di una contaminazione crociata eh, perché se la carne non ha contaminanti ma eh, il suo ripieno è fatto di mh, una preparazione a base di uovo eh, o altre eh, preparazioni a, a base di formaggio e uno dei due prodotti è contaminato, anche la carne viene contaminata. Se poi la cottura non è adeguata, la contaminazione rimane. Quindi cercate di eh, lavorare bene fin dalla partenza, ma soprattutto di istruire il personale a lavorare bene fin dalla partenza. Prossima slide. Quindi abbiamo l'altra fase del, del processo dell'autocontrollo, quindi definire e differenziare i punti di controllo dai punti critici di controllo. Il punto di controllo è un punto in cui è possibile applicare una misura di controllo nei confronti del rischio. Ma in questo caso non è critico, perché nel punto critico, il famoso binomio tempo e temperatura, se c'è qua l'errore e non c'è il controllo, allora spesso l'errore si trasmette a tutte le fasi successive. Quindi il termine controllo va inteso nel significato di gestione, padronanza nel processo di lavorazione e critico sta, per sta come decisivo determinante. Andiamo avanti. Quindi in una linea produttiva sono presenti tanti CP, tanti punti di controllo, ma sono pochi i veri CCP, i punti critici. Il monitoraggio dei CCP deve assicurare un controllo efficace dei vari rischi e evidenziare quando vengono superati i livelli di sicurezza. Deve essere basato questo controllo su dei parametri possibilmente oggettivi, quindi tempo, temperatura, pH, attività dell'acqua, in modo tale da avere una, una relegazione molto smart e molto rapida. E vanno, sono specifici in base al tipo di alimento, in base al tipo di impianto e alle varie pratiche. Andiamo però la prossima slide. Ok, vi faccio vedere. Come si decide se un punto è... Un CCP o un CP. Allora, esistono domanda classica: esistono misure di prevenzione? No, quindi è necessario controllare questo punto per la sicurezza in questa fase, sì. Vuol dire che in questo caso bisogna fare un cambiamento. No, se non è necessario controllare, vuol dire che non è un punto di critico di controllo. Basta. Oppure. La fase, eh, cioè, esistono delle misure di prevenzione? La risposta è sì. La fase, in questa fase, è possibile ridurre il rischio a livello accettabile? Se la risposta è sì, vuol dire con CCP. Se la risposta è no, procediamo oltre. È sempre così. Non sempre se in questa fase il mio processo può diventare critico. Questo. Sicuramente un buon aiuto qua via, eh, arriva dai manuali di corretta prassi igienica e comunque di, eh, di mh, corretta prassi produttiva che sono presenti anche a livello di, del sito del ministero. C'è proprio una sezione uh, dedicata a quelli che sono i manuali riconosciuti, anche per avere un'idea di quelli che possono essere i punti critici, giusto per fare un po' di esperienza. Andiamo avanti. Allora, quello che vi dicevo prima, considerare sempre le buone pratiche di elaborazione, le GMP, che indicano le corrette modalità operative nei corsi di elaborazione, e considerare anche tutte le procedure di sanificazione. Andiamo, vediamo un attimo l'animazione. Quindi, ci sono delle pre-procedure, diciamole così, quindi valutare sempre i requisiti dei locali, eh, proprio come in termini di layout, di come sono disposti i macchinari, di come sono sollevati dal terreno per favorire le procedure di sanificazione, eh, di come vengono fatte le procedure di sanificazione, di pulizia prima di tutto, eh, di come vengono fatte le procedure di deratizzazione, di prevenzione dell'infestazione eh, da insetti. Faccio sempre l'esempio. Ci sono presenti le trappole per le blatte, sono presenti le lampade eh, per le mosche, comunque eh, retate nel senso in modo tale che qualora la mosca eh, o le zanzare o altri insetti attirati dalla luce vengano praticamente attirati da questa lampada e li bruciati, non poi, che non poi finiscano in quello che è processo riproduttivo. Quindi lampade che devono essere presenti e devono essere comunque distanziate dalla linea produttiva per evitare poi la contaminazione fisica. Andiamo avanti, andiamo a, proprio alla prossima slide. Andiamo pure avanti. Ovviamente anche la potabilità dell'acqua va sempre controllata. Allora, un esempio pratico di CCP. Eh, possiamo ingrandire ancora un pochino lo schermo? Perché io veramente da qui non vedo più niente. Allora, un punto di critico di controllo è sicuramente l'arrivo delle materie prime. Perché se la materia prima è contaminata, la rifiuto. Il, il famoso controllo dei fornitori. Util se l'utilizzo è immediato, uh, ok, posso gestire. Stoccaggio un CCP, perché se la materia prima è sana, eh, comunque non è contaminata, ma nello stoccaggio non seguo, non mantengo eh, tempo, eh, la temperatura corretta, posso, eh, può verificarsi la moltiplicazione batterica. Andiamo alla fase successiva. Poi, se, per esempio, un altro processo, selezione degli ingredienti, pulizia, mandatura ehm, taglio, assemblaggio degli ingredienti, bollitura. Anche qui loro lo indicano come corretta prassi perché eh, dovrei controllare la temperatura di bollitura, eh, ma soprattutto in questa fase eh, non è tanto la bollitura, ma poi sarà la fase, non so, della porzionatura e del mantenimento in temperatura una volta eh, prima di somministrare l'alimento. Quindi differenziare CCP in base a quella che è la finalità del processo produttivo. Andiamo alla prossima slide. Andiamo proprio alle prossime. Tanto, lasceremo un po' il materiale da ripassare. Ok, prossima. Quindi, determinazione dei limiti critici. L'abbiamo detto prima: che possono essere quantitativi o qualitativi. Quantitativi espressi come un numero, qualitativi se ci sono dei caratteri sensoriali. Prossimo. Allora, c'è proprio tutta una serie di eh, indicazioni a livello normativo per i vari limiti. Eh, in questo caso, per esempio, di eh, tenori massimi di nitrati e nitriti in base alle verdure. Eh, poi mh, invece di contaminanti, se invece abbiamo un prodotto carno, un prodotto ittico, eh, un prodotto eh, lattiero-casiario. Quindi questo eh, proprio potete fare riferimento alla normativa. Prossimo. anche in questo caso la flatossina sicuramente deve essere il più basso possibile Prossime. e poi le temperature di conservazione ovviamente queste dovete sempre controllarle che sono diverse in base alla tipologia dei prodotti e soprattutto nel caso del surgelato mi raccomando eh, controllate eh, chiedete sempre a un fornitore eh, che abbia un, un mezzo cubentato eh, con mantenimento della temperatura e proprio chiedete la verifica della temperatura. Ok, prossimo. Monitoraggio con osservazioni visive, rilevazioni fisiche, valutazioni sensoriali, analisi chi chimiche ed esami microbiologici. Queste sono sempre alla base del monitoraggio, prossimo azioni correttive. Avete rilevato un problema? Quindi posso rifiutare il prodotto. Al ricevimento merci o eliminarlo, quindi non lo, utilizzo, lo tolgo proprio dalla, eh, dalla linea produttiva. Posso bonificarlo nel senso se la pastorizzazione non è stata, non è stata adeguata, posso ripastorizzare il latte oppure posso ri ripristinare le condizioni di sicurezza. Nel senso, se ci sono contaminanti di uh, detergenti disinfettanti, devo ristruire il, uh, il personale che si occupa di questa fase. Se la contaminazione è legata all'igiene del personale, riformo il personale sulla parte dell'igiene. Quindi, di solito si lavora con interventi di formazione, manutenzione, riparazione e revisione delle procedure. Queste sono il sempre, quasi sempre le lezioni correttive. Poi verifica ovviamente con aggiornamento del piano, con aggiornamento della documentazione, taratura sempre degli strumenti ed esame dei vari dei valori. Quello che vi dicevo è della temperatura del frigo di reparto. Dovete, allora, temperatura sempre uguale, fatevi due domande. Eh, anche nelle tem eh, la temperatura delle celle eh, di conservazione di alimenti non può esserci sempre la stessa temperatura, ci deve essere un minimo di variazione. Quindi, eh, una temperatura che viene indicata sempre allo stesso modo vuol dire che l'operatore non controlla ma rileva così, cioè copia il dato precedente. Andiamo avanti? Allora, io passerei proprio ancora un pochino più avanti, ancora, ancora. E poi ovviamente tutto deve essere documentato con le schede operative, programma di sanificazione, programma di formazione, di aggiornamento della formazione, eh, esiti dei campioni, procedure di intracciabilità e ritiro dei prodotti pericolosi. Tutto deve essere documentato. Prossimo. Quindi quello che vi ho detto, elementi da stressare, vi li ripeto, igiene personale, sanificazione degli ambienti, lotta agli infestanti e layout degli ambienti produttivi. Vediamo il disegno che c'è subito dopo. Ecco, il, il famoso flusso in avanti, nessun incrocio tra la parte produttiva e la parte di servizio. e Il, il concetto è sempre dallo sporco al pulito. Ciò che è pulito non deve tornare indietro, mai, assolutamente. E ovviamente stressate anche tantissimo sull'igiene del, cioè del personale, soprattutto eh, verificate dove sono posti i servizi igienici e come sono strutturati i servizi igienici. Quindi, non so, nel caso del, del lavandino, lavandino a pedale: eh, meglio non avere l'asciugamana d'aria, ma comunque altri tipi di asciugamani, ovviamente eh, che sono usegetta, e avere, eh, se non abbiamo il lavandino a pedale, possibilmente quello a cella per evitare di toccare con, con le mani prossimo slide allora un'altra cosa che vanno sempre considerate sono i MOCA perché rientrano al primo titolo nella tutela della sicurezza alimentare eh, ossia i materiali a contatto con gli alimenti sono materiali, oggetti a contatto con gli alimenti ma che possono anche essere destinati ad esserlo o si prevede che possano esserlo eh, gli utensili da cucina sono considerati dei mocha perché mh, entrano a contatto con gli alimenti, eh, le pellicole eh, con cui si avvolgono eh, gli alimenti, mm, anche altri materiali possono essere utilizzati nell'industria alimentare, confezioni, imballaggi, eh, quelli che sono a contatto con l'acqua perché l'acqua, se voglia, è comunque un alimento. Mentre non sono considerati MOCA quelli che sono gli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico. Non rientrano né MOCA quelli con cui, che rivestono le crosse dei formaggi e le cere usate per la frutta e eh, gli zamponi, quindi quelli sono qualcosa eh, a parte. Es esiste anche in questo caso una serie di linee guida a livello europeo, oltre che di regolamenti. Andiamo avanti. La disciplina, la legge quadro il regolamento quadro è il 1935 del 2004 che riguarda i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti eh, e poi c'è un ultimo regolamento eh, che è un po' più specifico su quelli che sono eh, chiamati moca intelligenti, nel senso eh, quelli che segnalano l'evoluzione del prodotto alimentare eh, col passare del tempo, quindi quando si sta avvicinando alla scadenza, cambiando colore eh, o cambiando la consistenza. E anche in questo caso, come nel caso di, delle procedure di preparazione degli alimenti, anche nel caso dei mocha, ci sono delle buone pratiche di fabbricazione eh, che sono delle linee guida eh, su cui basarsi poi per procedere alla creazione anche di nuovi mocha, eh, che sono, così come le indicazioni base fornite dal regolamento 2023 del 2006. Anche in questo caso avete eh, il link da cui potete eventualmente scaricare eh, la normativa, eh, tra cui appunto il 1935 e il 2004, che è proprio quello che è il regolamento quadro. Andiamo avanti, vi riporto i requisiti generali. Andiamo un pezzo avanti. 2023 eh, ovviamente ribadisce il concetto che un materiale a contatto con gli alimenti deve comportare un pericolo per la salute umana, una modifica eh, o quindi una compromissione del prodotto alimentare o un deterioramento delle caratteristiche organolettiche, io preferisco il termine sensoriale, eh, degli alimenti. Quindi, Così come la procedura di preparazione degli alimenti deve, deve portare alla salubrità dell'alimento, anche la procedura di preparazione di costruzione e creazione di moca e nuovi mocha deve garantire la salubrità e la sicurezza degli alimenti. Andiamo avanti. Andiamo ancora avanti, sì, grazie. Scusate, abbiamo un secondo. Allora, i mochi devono avere caratteristiche diverse in base all'alimento con cui andranno a contatto, quindi essere resistenti all'umidità, componenti acide saline, eh, sopportare shock termici. Eh. Anche gli operatori che si occupano di moca devono eh, mettere in atto tutto un sistema di assicurazione e di controllo della qualità. La qualità poi è un percorso molto specifico che richiede una formazione ad hoc per i vari campi, eh, però è importante mh, perché mh, soprattutto negli ultimi anni c'è proprio un'attenzione eh, anche alla procedura di produzione e alla tipologia di mocha che noi utilizziamo, quindi... Eh, prodotti che non inquinino l'ambiente, eh, che ehm, siano biodegradabili, che siano riciclabili, riutilizzabili, facilmente sanificabili, tutta una serie di richieste eh, che vanno a soddisfare il requisito di qualità che è quindi un'aspirazione eh, del consumatore. L'articolo numero 15 del regolamento 1935, il famoso regolamento quadro, eh, praticamente indica che tutti i materiali e gli oggetti che non sono ancora entrati in contatto con gli alimenti, prima di essere messi sul mercato, devono avere, da parte di essere analizzati in termini di sicurezza, devono avere la dicitura per contatto con i prodotti alimentari o come devono essere usati se ci sono delle istruzioni da osservare per, essere, per renderli sicuri il nome delle de, ragione sociale del fabbricante ma questo sempre per qualsiasi prodotto l'etichettatura, l'identificazione e nel caso dei materiali oggetti attivi come devono essere utilizzati e che, che modifiche potranno subire questi poi mh, sono un pochino ancora in fase di studio questi perché sono un pochino particolari po andiamo avanti e Quindi vi, dico, vi porto anche il concetto di intracciabilità e come devono essere conformi e quelle che sono le indicazioni del regolamento. Andiamo avanti. Altra normativa, giusto per saperla, ma non va conosciuta a memoria. Uh, sono praticamente il decreto 108, per sempre uh, del 92, un pochino più vecchiotto, sui materiali e gli oggetti destinati a essere a contatto con gli alimenti. Eh, e poi eh, il regolamento eh, sulla disciplina igienica degli imballaggi. Questi qui li trovate comunque sui siti ministeriali. Andiamo avanti. Allora, il decreto 71, anche questo eh, un vecchio decreto sulla disciplina igienica degli imballaggi. E con questa stanza di uso personale. Quindi ci sono mh, man mano nel tempo la normativa si è aggiornata eh, con parziale abrogazione o integrazione, spesso integrazione della precedente. Per questo ribadisco non basta più la memoria, ma si prende l'ultima normativa e se del caso si risale alla precedente. Andiamo avanti. Andiamo alla prossima, grazie. Ecco. Quello che è un altro concetto chiave che diceva il regolamento 178, la rintracciabilità. La HCCP è la rintracciabilità. Se noi dichiariamo tutte eh, le fasi del processo, come viene fatto e documentiamo tutto, non stiamo facendo altro che fare un, dare una traccia di quello che stiamo facendo. Stiamo scrivendo il percorso, il famoso cagnolino che va in una direzione a salire. Quindi è la capacità, la tracciabilità di identificare l'origine, le caratteristiche di un prodotto, basandosi sulle tracce, sui criteri determinati in ogni punto del processo, non solo del processo di una singola azienda, ma di tutta la filiera, cioè di tutto il gruppo di processi. È sufficiente la mancanza di, di, di una o più informazioni, spesso anche solo di una? Nel processo di produzione di un alimento o di un mangime, per far sì che possa saltare tutto il processo della tracciabilità. La rintracciabilità lo dice la parola stessa nella sua etimologia, cioè faccio il percorso all'inverso. Ho un problema, un problema a valle, risalgo per capire se è subito prima, se subito, passa ancora prima, o se va veramente alla fonte, cioè all'origine della materia prima. Quindi vuol dire ricostruire l'intracciabilità e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale per la produzione alimentare, di una sostanza, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. Sono i concetti, cioè è la base comunque del concetto di... Ehm... Sì, scusa, eh, hai ragione, ogni tanto mi scappa, <ride> scusate, mi scappa praticamente il microfono. Eh, praticamente sono i concetti base dell'autocontrollo. Andiamo avanti. Quindi l'importanza, per la rintracciabilità utilizzo le impronte, cioè le tracce che ho lasciato attraverso i vari documenti, per questo è importante, si stressa fin dalla caccia CP con la documentazione che tutti gli operatori devono redigere, in questo modo permetto al produttore e ai vari organi di controllo e eh, di vigilanza di capire dove è sorto il problema e, e, e poi agire di conseguenza. Fino al 2005 erano in realtà tracciabili solo i prodotti di origine animale perché sono quelli un po' più soggetti a contaminazione. Però dal 1 gennaio del 2006, con l'altro pacchetto igiene, la rintracciabilità è estesa a tutti i prodotti agroalimentari. In realtà, il concetto di rintracciabilità può essere esteso anche ad altre tipologie di aziende, volendo. Io faccio spesso l'esempio eh, dell'azienda a cui lavorava mio marito, che si occupava di, eh, invece di, eh, di accumulatori di pressione, in cui anche il materiale utilizzato per la produzione di accumulatori di pressione doveva essere comunque tracciato e rintracciato qualora ci fossero delle irregolarità. Andiamo avanti. Un esempio, allora, il sistema di identificazione e rintracciabilità delle carni bovine deve essere conforme al regolamento 1760 del 2000. E il sistema di etichettatura delle carni bovine fa riferimento al decreto del 2005, un decreto ministeriale che indica le linee guida, soprattutto per le carni preincartate. Come si fa la tracciabilità? Allora, si mette il codice di riferimento dell'animale dove è nato, dove è stato allevato, dove è stato macellato, dove è stato sezionato. Qualcuno porta anche il tipo di eh, mangime utilizzato. Vediamo le immagini che secondo me sono più, più, più chiariscono un po' di più, a parte i regolamenti. Ecco, per esempio, paese di ingrasso allevato in Germania, paese di nascita, nato in Germania. Poi c'è questo di tracciabilità, numero di riferimento filetto nel senso della denominazione commerciale perché deve esserci un'etichetta eh, e poi il numero di, di approvazione del laboratorio di sezionamento. Quindi anche in questo caso mh, abbiamo già le indicazioni più, eh, più precise rispetto a quello che erano le etichette del passato. Vediamo la prossima. Ecco qua. Bollatura sanitaria, famoso bollino che trovate in alto. Da stabilimento, parte il produttore dello stabilimento. Poi avete la, il codice a barre. Ok. Identificazione della partita di macellazione, la vedete in, in basso. Se mi aiuti con una, il mouse, eh, sul numero di identificazione della partita. Perfetto, quello sì. Quindi anche in questo caso eh, dobbiamo, e poi anche l'allevamento di provenienza, dice Martina S.P.A., bisogna dare tutte le informazioni possibili. E qui dice invece sulla mia destra, eh, sul, praticamente dovrebbe essere quella che è l'informazione sulla tipologia di alimentazione anche dell'animale. Quindi in questo caso eh, dà un'informazione in più. Eh, ok. Ah, ok, sono un puntatore laser, grazie. Ok, la perfetto, andiamo avanti. Allora, perché procedura di tracciabilità e rintracciabilità? Per il famoso sistema di allerta rapido. Quindi, il sistema di rintracciabilità si inserisce a pieno titolo nel sistema RASF, Rapid Alert Safety for Food and Feed, sistema di allerta rapido. Un sistema per notificare in tempo... I rischi diretti e indiretti per la salute umana, animale e ambientale. Ed è stato istituito anche lui, da, in, sempre con il eh, regolamento eh, 178, e ne fanno parte l'EFSA, ovviamente, la Commissione europea e i vari Stati membri. Sempre nell'ottica di comunicare in tempo reale i vari rischi per la salute. Andiamo a vedere un attimino come funziona. Allora, il flusso delle allerte vengono, eh, sono, possono essere tanto o meno eh, a seconda della tipologia di prodotto, e richiedono comunque per comunicare un'allerta schede di notifica standard con tutte le informazioni possibili e utilizzo di una piattaforma, quindi la comunicazione viene fatta attraverso una piattaforma eh, e poi viene valutata a, a livello del, eh, del Ministero, direzione della sicurezza, prima di dare un'informazione fuorviante. Quindi la notifica deve essere fatta online alle autorità competenti, sulla, eh, sulla base della notifica le autorità decideranno se questa allerta è va eh, effettivamente portata avanti. Andiamo avanti. Quindi, cosa succede quando si attiva? Vi facevo l'esempio dell'acirio. Allora, ritiro e richiamo proprio mh, per evitare che si possa verificare un rischio ulteriore per la salute umana. Questo è l'allerta, è ovviamente compito dell'operatore del, del settore alimentare dell'OSA, deve sempre garantire che i prodotti immessi sul mercato riescano a soddisfare, anzi, devono soddisfare, requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa e ridurre, riducendo i rischi per la salute. Allora, vi ho portato l'esempio e angelica, mh, ma veramente le allerte possono riguardare ogni tipologia di prodotti. Questo è solo per farvi un esempio. Un sistema di allerta è una, mh, veramente eh, un plus, possiamo definirlo, eh, perché permette di intervenire in tempi, come dice la eh, stessa parola, in tempi rapidi, sul richiamo sul prodotto, eh, dei prodotti, eh, proprio anche a livello di grande distribuzione. Questo concetto perché spesso il problema si riscontra a valle e non mh, quando, un pochino prima. Ok, andiamo avanti. Etichettatura: il tema de della sicurezza alimentare non può eh, prescindere dall'etichettatura, quindi deve essere, ci deve essere sempre una corretta comunicazione ai con consumatori eh, dei prodotti alimentari attraverso l'etichettatura. Il regolamento base è l'1169 del 2011 che indica le, tutte le informazioni che devono essere presenti eh, sugli alimenti per una corretta comunicazione ai consumatori e poi ci sono anche delle due direttive eh, sulla propria etichettatura e l'etichettatura nutrizionale, con, sempre avendo come obiettivo quello di assicurare l'informazione chiara e corretta senza indurre in errore il consumatore. E responsabile anche in questo caso è l'operatore del settore alimentare. Andiamo un attimo avanti. Ecco come è fatta un'etichetta. Informazioni obbligatorie: quindi che cos'è, chi lo produce, dove è prodotto, come si conserva, La cosa è composto, per quanto tempo si conserva. In realtà, queste sono anche regole di buon senso. La normativa in termini alimentari spesso si basa sul buon senso, perché eh, indica a chiare lettere che alcune procedure devono essere fatte, mh, siamo obbligati a farle, ma in realtà dovrebbero essere fatte già solo con il buon senso. Andiamo avanti. Quindi, principi generali di etichettatura. Indica un decreto legislativo italiano, che è il 109 del 92, quindi etichetta chiara, indelebile, leggibile, a volte ci sono veramente delle etichette piccole così che non si riesce neanche a leggere che quali siano gli ingredienti. Nel campo visivo ci deve essere la denominazione di vendita, il termine minimo di conservazione, la data di scadenza, la quantità e bisogna utilizzare la lingua del paese dove il prodotto è venduto. Ovviamente, andiamo avanti. Le informazioni obbligatorie non devono mai mancare: denominazione di vendita, elenco degli ingredienti, quantità netta, termine minimo di conservazione, l'abbiamo visto, ragione sociale, lotto per il concetto di tracciabilità e rintracciabilità, modalità di conservazione, origine e provenienza o se c'è un elemento un ingrediente caratterizzante o da evidenziare. La prossima. Allora, denominazione di vendita. Quindi eh, è il nome del prodotto, può essere legale, comunitario, nazionale, tipo olio d'oliva, biscotto, pasta di grano duro. Quindi in questo caso, se volessimo biscotto, riso su riso della Garbusera, denominazione di vendita è biscotto fatto con riso, frutta e cereali. Denominazione commerciale è un nome facoltativo che è riso su riso. Quindi posso chiamarlo anche pincoballino, però è sempre denominazione commerciale, mentre il biscotto deve essere dichiarato che è un biscotto. Se è un biscotto non lo posso chiamare pan cake, in questo senso non devo indurre in errore il consumatore. Allora e poi anche la tipologia, in alcuni casi, eh, di, lo stato fisico, se è liquido o preso in polvere, questo deve essere indicato. Prossima slide. L'elenco degli ingredienti ovviamente ci deve essere perché io devo sapere da cosa è composto il prodotto che assumo. In ordine decrescente, c'è cioè dal più presente al meno presente al momento della preparazione del prodotto. Le sostanze volatili, alcuni aromi volatili non sono considerati ingredienti perché poi non li trovo al, al, nel prodotto finito. Ma. Il mio produttore lo deve, lo deve dichiarare nel senso che lo deve avere nelle sue specifiche tecniche. Quello sì, deve essere presente. L'ingrediente composto, cioè quello formato da più ingredienti, deve essere indicato con il proprio nome, seguito dalla lista di ingredienti. Vediamo l'immagine. Allora, per esempio, crostata di ciliegie: l'elemento composto è qua eh, la farcitura di ciliegie, confettura di ciliegie, ciliegie. 67% zucchero, acqua, amido modificato, acidificante, così. Quindi questo è l'ingrediente composto. Andiamo alla prossima slide. L'ingrediente evidenziato, il famoso QUID, che indica la percentuale di un ingrediente sul totale del prodotto calcolata al momento della preparazione. Allora, non, è, non deve essere per forza indicato, però nel senso, eh, se io parlo di pasta all'uovo, eh, devo dichiarare la percentuale dell'uovo che c'è presente. Se parlo di yogurt alla frutta eh, o con composta di frutta, devo indicare la percentuale di frutta o di composta di frutta che ha presente. Se parlo di biscotto con porrea di fichi, eh, devo indicare qual è la percentuale della porrea di fichi. Quindi, in base alla tipologia di prodotto. Devo dichiararlo, liquido devo dichiararlo. Se io parlo di pasta in generale, no, non devo dichiarare la cioè nel senso non c'è l'uovo, non devo dichiararlo, non devo indurre un in errore consumatore. Allora io penso che la pasta all'uovo possa avere, non so, un tot di, 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 di uovo e poi ne trovo meno, per me questo può essere, per me consumatore, un elemento di, preponderante nella scelta di un prodotto piuttosto che un altro. La stessa cosa un po' come nel caso dei succhi di frutta, eh, la percentuale di purea di frutta può essere un elemento determinante per me consumatore nella scelta di un prodotto piuttosto che un altro. Andiamo avanti. Data di scadenza, termine minimo di conservazione, mi raccomando, non confondeteli, perché la data di scadenza è legata al... devo consumarlo entro, quindi perché può rappresentare un pericolo microbiologico termine minimo di conservazione è sì un'informazione obbligatoria, ma sta per preferibilmente entro, nel senso che non comporta un rischio microbiologico, però può alterare le caratteristiche sensoriali del prodotto. Quindi, eh, non so, la pasta mh, preferibilmente entro, mh, consumo due settimane dopo, non succede nulla, magari può avere leggermente una consistenza diversa. Andiamo avanti? Poi eh, l'etichetta, eh, praticamente eh, sì, c'è cioè le, eh, le caratteristiche dell'etichetta, quindi che deve essere chiara e leggibile, un carattere minimo di 1,2 mm in modo da veramente essere chiaro, eh, cioè poter, poter leggere effettivamente cosa sia presente, presenza degli allergeni per forza, eh, e nome commerciale. Prossima slide. Adesso stiamo facendo un po' di riassunto. Ah, ecco. Vediamo un po', giusto o sbagliata, gli errori più comuni. Lingua croccante all'olio, che cos'è? È biscotto o qualcos'altro? Quindi qua c'è già un errore. Consumar conservare un luogo fresco, asciutto. Sì, però um, come? Nel senso? Eh, farina di grano granoteno tipo 0, acqua, ah, olio vegetali, ok. Eh, siamo sicuri che quello è l'ordine corretto? Non so la data di scadenza, non so il termine minimo di conservazione. Quindi questa non è più precisa. Infatti molte, molte volte si vengono ritirati dei prodotti dal mercato non perché non siano sicuri, ma perché viene rifatto il packaging e l'etichetta. Vediamo la prossima che chiarisce meglio come essere fatta un'etichetta. Quindi ci deve essere la denominazione, condizioni di conservazione e di uso, elenco degli ingredienti, paesi di origine e luogo di provenienza gli allergeni, la dichiarazione nutrizionale, quella ci deve essere. E poi vediamo le prossime slide quelli che sono i claim. Andiamo avanti. Questa è un'altra immagine, ancora un po' più precisa. Andiamo alla prossima. L Indicazione obbligatoria, l'abbiamo vista prima, quindi dichiarazione nutrizionale, obbligo di indicare il paese di origine e la data per le carni congelate, preincartate, produttivitici non trasformati. Prossimo. Andiamo per avanti. Ok, con il bordo degli allergeni. Prossima slide. Dove vanno poste le informazioni? Allora, nel caso di alimenti preimballati, sul preimballaggio, sull'etichetta apposta al preimballaggio. Faccio l'esempio del frutto, filo, filetto di merluzzo. Ma nel caso degli alimenti non preimballati, pensiamo alle brioche del bar, pensiamo al pane della messa, e non posso mettere l'etichetta sul singolo panino a meno che non sia confezionata singolarmente. Ma in questo caso io, mh, responsabile di servizi mensa o responsabile del bar, devo avere il mio elenco di eh, cioè, praticamente, gli ingredienti, l'etichetta eh, di quello che è eh, la confezione originale affinché il mio consumatore possa eh, verificare che eh, ci siano ingredienti per confermarmi e devo esporre questa lista degli ingredienti. Okay, andiamo alla prossima slide. Allora, l'ulteriore normativa sull'etichetta la trovate eh, su questi siti eh, che sono, fanno riferimento all'Unione Europea. Andiamo alla prossima. Claimi nutrizionali e sulla salute. Quindi Negli ultimi decenni si è diffusa la pratica da parte dei produttori di riportare in etichetta i famosi claims, dichiarazioni, di carattere nutrizionale o salutistico. Quindi indicazioni che affermano e suggeriscono o sottintendono. Che un prodotto, un qualsiasi prodotto, abbia particolari caratteristiche e proprietà, che quindi abbia degli effetti positivi dal punto di vista nutrizionale e in termini di salute, se assunto dal consumatore. Esempio: poco, povero in zuccheri, senza zuccheri aggiunti, ricco di fibre, povero grassi, qualsiasi cosa. Per questo motivo, il regolamento 1924 del 2006 eh, va a disciplinare indicazioni nutrizionali sulla salute che devono essere poste sugli etichetti degli alimenti e la propria pubblicità. Ed è, sono molto stressanti, cioè molto stringenti su queste indicazioni, perché non tutti i claims riescono a passare. Prossima slide. Ok, vediamo il regolamento. Quindi il claim deve essere, può, può essere usato solo se vi ritiro, se ci sono dati scientifici sufficientemente validi da dimostrare che c'è un claim, eh, possa, possa essere dato questo claim sulla salute. Non non si può dichiarare assolutamente che l'alimento ha la capacità di curare e, e guarire malattie. Questo no, non le si può mai assolutamente dichiarare. E quindi bisogna sempre utilizzare eh, le parole corrette, nel senso può aiutare eh, la regolarità intestinale? Può aiutare, ma non guarisce la stipsi. No, cioè sono due concetti diversi. E poi per chiedere un claim bisogna fare tutta una serie di procedure tra cui chiedere l'autorizzazione eh, attraverso una posita scheda che poi viene valutata dall'EFSA e dall'ufficio competente. Eh, lo scopo quindi è sempre nell'ottica, come detto, di garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori. Prossimo. Andiamo anche avanti alla prossima slide, grazie. Poi ci sono i descrittori generici per alcuni eh, alimenti e bevande che possono avere... Sulla salute del tipo mi viene in mente le pastiglie leone digestivi o le pastiglie per la tosse, anche qui mh, ci sono tutta una serie di regolamentazioni che stabiliscono se effettivamente possono essere utilizzate oppure no. Eh, anche perché alcune eh, sono antecedenti al claim, eh, alla regolamentazione sui claims quindi eh, sono entrate un po' nell'uso comune eh, dei consumatori. Quindi questo regolamento va a, eh, va a inquadrare anche prodotti che eh, sono veramente noti eh, sul mercato da tantissimo tempo. Prossima slide. Andiamo poi avanti su questa, vedete l'ultima normativa. Gli integratori. C'è una direttiva specifica, la 46 del 2002, sull'etichettatura degli integratori. Spesso molti di noi lavorano nel settore anche della, dei costi nutrizionali, quindi possono consigliare degli integratori, quindi per vitamine minerali contenuti negli integratori, eh, e quindi mh, anche in questo caso deve essere assicurata la sicurezza per il consumatore, e ne parla in modo più specifico il regolamento 1925 del 2006, e anche qui trovate le indicazioni per risalire al regolamento. La prossima slide. Ho riportato sempre qualche immagine così avete qualche indicazione più diretta. Anche per la salute delle piante e degli animali, eh, sono anche la salute delle piante e degli animali sono regolamentate, in particolare fanno riferimento anche al, al regolamento 382 per i controlli ufficiali e soprattutto eh, nel 2016 è stato è entrato in vigore il 429 che che è un regolamento legato alle malattie animali e trasmissibili? Eh, perché, appunto, come dicevamo prima abbiamo detto più volte, eh, i prodotti di origine animale sono quelli un po' più, più esposti alle contaminazioni. Prossimo? Mangimi hanno una loro etichettatura a parte, eh, che parte con il regolamento eh, CEDE 183 del 2005, e poi eh, che va a integrare praticamente le direttive del 2002, eh, la numero 70 e la 32. Anche nel caso dei Mangimi, proprio per tutta la decisione nel mucca pazza. E bisogna fare attenzione eh, che non ci siano contaminanti a livello dei mangimi eh, o soprattutto i livelli di ossine PCB e non superano certi livelli. Prossima slide. 183 stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi a partire dalla produzione primaria, che, quindi i mangimi che devono essere eh, destinati e somministrati agli eh, animali a loro volta destinati alla produzione di alimenti e anche nel settore dei mangimi eh, bisogna tenersi alle regole e alle procedure basate sull'HCCP. Quindi eh, anche in questo senso bisogna rilevare i punti critici di controllo eh, e tutte le verifiche dei vari punti critici di controllo. Prossima slide. I nuovi alimenti, Novel Foods, sono, ne parla praticamente il regolamento 258 del 97 che devono essere valutati in termini di sicurezza prima di essere commercializzati. Da è, anche in questo caso è buonsenso, perché ovviamente un nuovo alimento, una nuova formulazione prima di entrare sul mercato, così come un nuovo integratore deve essere sempre valutato nel sotto il profilo della sicurezza. Prossimo. OGM hanno la loro regolamentazione a parte, eh, organismi cioè diversi da quelli che sono umani, sono regolamentati e eh, legati alla ricombinazione genetica e sono documentati eh, in termini di eh, ammissione sul mercato dal regolamento 1829-1803 che vanno a integrare la direttiva precedente, quella del 2001. Anche in questo caso vi riporto la normativa Sempre ribadendo il concetto che non va a saputa a memoria eh, perché non ha senso, perché come vedete ogni direttiva viene sempre aggiornata. Prossimo. Allora, certificazioni alimentari eh, sono atti di terza parte che testimoniano, quindi certificano. L'impegno dell'organizzazione alimentare e il raggiungimento degli obiettivi in campo di qualità, sicurezza, produzione di prodotti a marchio, tracciabilità. Questa terza parte eh, va ad attestare con un sufficiente livello di fiducia che un certo prodotto, ma non per forza solo prodotto, quindi anche processo e servizio, è conforme a una norma, una regola tecnica. Noi diciamo che avete sicuramente tutti quanti sentito parlare di ISO 9000, sistema di gestione della qualità, io non ne parlerò perché parlare di certificazioni della qualità richiede una competenza superiore eh, con dei corsi di aggiornamento specifici corsi di formazione specifici, però è bene sapere che esistono degli standard di qualità. Eh, gli standard della sicurezza alimentare mh, si affiancano anche a standard di tracciabilità eh, standard ambientali eh, standard da marchio mh, e standard per i packaging quindi eh, quelle che sono le norme volontarie mh, vanno ad attestare la qualità del processo produttivo e del processo di rispetto della, eh, della celebrità ambientale eh, della produzione di determinati packaging quindi eh, sono un livello superiore rispetto rispetto a quello che è la base, eh, ossia il rispetto della normativa cogente. Andiamo per avanti. Quindi, tipologia di certificazione, giusto per classificarle, la cogente, quindi al rispetto della norma obbligatoria per la sicurezza effettiva, volontaria, cioè è l'impresa che sceglie di certificarsi, cioè per dare quel quid in più, quella cosa in più al suo cliente, quindi si, si sottopone a un controllo esterno in un organismo indipendente, in modo che sia super partes. Nell'ambito delle certificazioni volontarie si distingue appunto tra quello regolamentato a sua volta e volontario, quello regolamentato non facciamo altro che parlare di DOP, IGP STG e tutto il resto, eh, prodotti bio, mh, e quindi quello che esiste, esiste proprio una regolamentazione a livello europeo. Invece, il volontario sono tutti i sistemi della qualità con altri tipi di standard e di norme. Prossimo. Quindi, a livello di certificazione nell'UE, eh, prima riguardavano solo i vini ed erano riconosciute solo a livello nazionale, poi si sono estese con il, 2000, eh, con il regolamento 2081 del 92 per tutti i vari prodotti agroalimentari, formaggi, salumi, prodotti della terra. L'obiettivo era quello di tutelare tutte le produzioni nazionali meglio tradizionali legati al territorio e poi l'Italia fa da padrone in questo senso perché ne ha tantissimi eh, l'ultimo aggiornamento guardavo che sono addirittura 302 quindi sono veramente tanti eh, riservando con questo regolamento l'uso esclusivo della dominazione e un marchio attestante la loro origine andiamo a vedere la slide successiva qui vi porto la normativa come sempre quindi prodotti DOP e IGP differenza DOP è denominazione d'origine protetta cioè il prodotto è originario di quel luogo e la qualità e le caratteristiche sono legate esclusivamente ed essenzialmente a quel luogo il bitto, il taleggio IGP vuol dire che è sia originario di quel luogo ma un aspetto qualità eh, può essere attribuito al luogo eh, per esempio l'asparago il melano mantovano come ottenere il DOP IGP? Bisogna sicuramente avere un disciplinare di produzione che attesti che quel prodotto è legato a quel luogo. E nei casi del DOP, che venga prodotto esclusivamente in quel luogo. Andiamo a vedere la slide successiva. Questo è solo un elenco dei vari DOP IGP. Allora, poi ci sono anche le attestazioni di specificità o specialità tradizionali garantite, anche in questo caso abbiamo un regolamento eh, che sono un pochino diverse rispetto a DOP e IGP, perché l'importante è che siano prodotte con materie prime tradizionali o un metodo di produzione e trasformazione di tipo tradizionale. Eh, e di solito si appone come simbolo vicino fuori della comunità. Prossimo Ok, disciplinare le produzioni alla base per ottenere comunque la certificazione, quindi eh, per, ottenere, per creare questo disciplinare di solito i produttori si associano tra loro, esprimono la volontà di registrare il marchio, dichiarano quello che è il processo, come deve essere fatto, quali sono le caratteristiche e che cosa le lega al territorio e poi si presenta la domanda al Ministero delle politiche agricole, che poi la trasmette alla comunità europea, che poi effettuerà tutte le sue valutazioni per poi dare una risposta positiva o negativa in merito alla a questo disciplinare. Prossima, vi ho riportato un disciplinare che è quello del Melone Mantovano, quindi indica le caratteristiche del prodotto. Mettiamo la prossima animazione. Come deve essere in termini di forma, colore, spessore e tutto il resto, quindi caratteristiche ben specifiche che lo identifichino. Anche in questo caso per fare eh, lavorare sulle certificazioni eh, si richiede una formazione un pochino più approfondita. Certificazioni e settore vinicolo sono un pochino di, mh, diverse in termini di DOC e DOCG, eh, e andrei direttamente alla successiva perché siamo un pochino stretti con i tempi qui le trovate, ci sono delle differenze che diciamo che il DOC G è a quel livello di su qualità superiore IGT identificazione geografica tipica quindi un riconoscimento di qualità per i vini da tavola mentre questa dicitura WPRD è, diciamo, è una dicitura più italiana che racchiude sia i DOC eh, che, gli, eh, che i DOC G quindi non è proprio riconosciuta a livello europeo ma più italiana e anche in questo caso avete una serie di indicazioni anche a livello di web sui vari tipologie di viene e di certificazione. Prossimo, allora, tutta una serie di aggiornamenti normativi. Passiamo per la successiva. Ci sono veramente tantissimi. Quindi per questo a volte è difficile stare dietro tutta la normativa. Prossima grazie, progetti bio. Uh, sono, se ne parla per la prima volta nel, nel regolamento eh, 2092-91 praticamente eh, Indica il termine biologico come eh, eh, un prodotto che non deve avere, eh, cioè che deve avere determinati requisiti, ossia, eh, non deve avere oltre a certe percentuali di contaminanti o non deve presentare praticamente contaminanti di residenti industriali e tutto il resto, e deve, eh, come biologico eh, la produzione prevede che le elaborazioni devono essere meccaniche si basi sulla rotazione culturale, la scelta delle cultivare in base alla resistenza e al periodo di, eh, di eh, coltivazione, eh, quindi tutte tecniche di coltivazione atte a mantenere il suolo fertile senza però utilizzare prodotti chimici o di sintesi nella produzione, un po' come anche nella parte dell'agricoltura integrata. Prossima slide. Trovate qui sempre la normativa. Allora. Quello che a me premeva un pochino di più, eh, come diventare esperto in sicurezza. Allora, il biologo che desidera lavorare nell'ambito della sicurezza deve partire ovviamente da una base universitaria solida e su questo penso che tutti quanti siamo a posto. Deve aggiornarsi mediante corsi di formazione, presenza, modalità FAD, a distanza, come volete. Mant da mantenere anche quando differenziate le attività. Io l'ho fatto per un periodo, poi dopo mi sono dedicata a più settore a nutrizione, ogni tanto eh, faccio qualche corso di aggiornamento, quando mi chiamano a fare consulenza più HCP, perché è un ramo che a me piace molto, eh, continuo a fare aggiornamento. Consultare i siti ufficiali in termini di salute, politica, agricola e tutto il resto, enti di certificazione se volete fare quello, enti di formazione e testi di settore. Eh, poi mh, scegliere in quale settore, come ho fatto io, della sicurezza dedicarsi con maggiore attenzione, specializzarsi di più. E soprattutto se volete specializzarvi nell'ambito del, della qualità uh, o altri settori un pochino più specifici, non disdegnate, dico sempre, l'affiancamento perché eh, soprattutto dall'esperienza e dall'esperienza di altri potete capire quello che sono i stigreti del mestiere. Vi lascio un, come un ultima slide, cioè forse la penultima, o quella, eh, che sono qualche mh, chicca su qualche offerta di lavoro. In realtà, il biologo può trovare: mh, quindi, proprio perché questo corso è anche finalizzato alle prospettive di lavoro, può trovare spazio nelle aziende agroalimentari, la ricerca e sviluppo in sicurezza alimentare, società di ristorazione collettiva commerciale e enti formatori come sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro. Più voi vi addentrate in questa materia poi capite anche quello che è la, la vostra aspirazione e soprattutto quello che eh, sentite più come vostro e riuscite comunque a coordinare le vostre, le vostre aspirazioni di lavoro diciamo così vi lascio qualche andiamo pure con le animazioni qualche ferro di lavoro che ho visto così spulciando per curiosità allora per esempio mh, questo per stesura e revisione manuale HCCP quindi in realtà ci sono prossima Anche in questo caso, eh, per quanto riguarda eh, sempre l'ambito delle certificazioni, oltre che la HCP. Prossima. Ancora formatore e sicurezza alimentare. Vabbè, qui sono varie zone, quindi lo stesso Ministero pone delle offerte di lavoro. Vediamo la slide successiva che indica, per esempio, i vari ambiti. Per esempio, c'è questo ambito del. Uh, qualità e sicurezza degli alimenti e stile di vita sani, il biologo c'entra più pari, eh, quindi potete sicuramente proporvi se vi piace. Prossimo, lo stesso nostro ordine eh, ci dà un'offerta di lavoro, quindi vedete voi stessi come le possibilità sono tante. E vi lascio in chiusura con la bibliografia dove potete trovare un po' di indicazioni e un grazie per, per avermi ascoltato. Perfetto, ringraziamo moltissimo Maria Paola per questa presentazione. La materia è molto, molto vasta, ma sei stata veramente chiara esaustiva. e esaustiva. Quindi ti ringrazio veramente, veramente tanto. E volevo innanzitutto ringraziare chiaramente la regia che ci sta supportando e rispondere ad una domanda tra le mille che ho già visto che è quella relativa alle slide allora all'inizio si era pensato di eh, come dire lasciare le slide esclusivamente per i colleghi che si erano iscritti al corso poi poiché mh, per n motivi ma anche nella chat abbiamo visto che eh, le, le domande le richieste di slide erano veramente tantissime eh, direttamente il presidente ci ha dato il mandato di pubblicarle sul sito della Regione Lombardia dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Eh, il sito dell'ordine è lombardia.ordinebiologi.it. Dopo comunque troverete tutte le indicazioni. Dovremmo fare una sezione apposta che stiamo già costruendo, però vi chiedo di pazientare qualche giorno, eh, qualche giorno pochi giorni, uno o due giorni perché dovremmo avere il tempo di assemblare il, questa pagina del sito e di pubblicarla direttamente, direttamente sul sito. Per ora da parte nostra è tutto. Se voi avete qualche domanda, soprattutto per la parte relativa alla presentazione di Maria Paola, prego potete pure nella chat porre le domande. Ok. Eh, vero. Sì. Io non vedo. Allora, te la leggo io. Il biologo iscritto all'albo può formulare etichette. L'etichetta si basa sugli ingredienti dichiarati in produzione o serve un'analisi di laboratorio? Se risultasse poi errata, la responsabilità di chi è, molto tecnica. Sì, questa è veramente molto tecnica. Allora, può aiutare sicuramente nella formulazione, dipende sempre se lavora in azienda, eh, la responsabilità è diciamo a livello aziendale, cioè può aiutare nella formulazione sicuramente. E poi bisogna capire la diversa realtà. Però un aiuto sicuramente può darlo, soprattutto perché nell'aspetto dell'etichetta nutrizionale noi abbiamo tanto da, da poter dire su questo aspetto. Ma quindi è necessario fare un master specializzazione in un dato ambito? Quali sono quelli maggiormente spendibili? Allora, io vi suggerisco soprattutto, di, se volete lavorare nel settore qualità, di fare dei corsi con degli enti certificatori eh, e poi vari mh, master, ce n'è qualcuno eh, più o meno valido. Eh, diciamo che non faccio troppi nomi, però eh, sicuramente ci sono una serie di, anche di, di enti di formazione in HCCP o anche solo di rinforzo formativo sì allora eh, il concetto è sempre quello più uno si aggiorna più riesce ad avere competenze della materia ottimo ripeto il sito che è lombardia.ordinebiologi.it però è inutile che ci andate adesso perché non c'è ancora nulla, eh, ti leggo sempre un'altra domanda. Io ho una domanda rispetto all'etichettatura, non c'è l'obbligo di scrivere il materiale con cui è fatta la confezione, anche per una questione di sensibilità, cioè, di sostenibilità. E quello rientra però nei Moca, perché noi abbiamo in quel caso lì sull'alimento. L'etichettatura del Moca è un'altra parte. Okay. L'obbligo dell'etichetta in questo caso parla di etichetta sull'alimento. Come si articola il suo lavoro in libera professione riguardo al settore della sicurezza alimentare? Ah, ok, nel senso che io quando mi chiedono consulenza lo faccio, in questo senso, essendo una libera professionista lo faccio come formazione soprattutto, oppure mi è capitato di eh, lavorare, mh, collaborare per delle gare di appalto, allora l'ho fatto, però dipende sempre anche dalla propria ispirazione personale, eh, dalla propria voglia, il tempo, quello che. Quello che vi sentite, soprattutto, perché poi deve essere anche un lavoro, io dico sempre: il miglior lavoro è quello che poi non è considerato un lavoro. Poi oh, un'altra domanda ancora: ha senso oggi sì. far compilare registri, sì. HCCP, registri allora, HCCP? Allora, HCCP. io dico sempre di sì, perché in realtà uh, le magagne ci sono ancora. Io, Soprattutto tante colleghi che lavorano nel settore della ristorazione lo vedono. quindi... Ok, cosa va studiato in preparazione all'esame di stato? Abbiamo già risposto. <ride> ok, questo... <ride> questa <ride> è una cosa che mi dire solo io. <ride> la Rosa, poi la maggior parte richiedono esperienze o specializzazioni. Quanti soldi ancora dovremmo far spendere ai nostri genitori? Un biologo con 5 anni di studio può pensare di trovare un lavoro da qualche parte? A Giovanni rispondo io: sì, un biologo può pensare di trovare un lavoro, soprattutto se comincia a darsi da fare. Il che vuol dire che mh, a volte serve, come diceva Maria Paola, affiancare un professionista già esperto per cominciare a, ad avere un'indicazione su quello che è il lavoro che uno si cerca di scegliere, perché chiaramente al termine di un corso di, mh, come dire, un corso di formazione universitario occorre iniziare a pensare che cosa si vuole fare, qual è la parte della biologia che si vuole immediatamente approfondire. Per quanto riguarda l'esame di Stato, è necessario conoscere tutte le leggi, direttive e regolamenti, l'ha già detto Maria Paola durante la presentazione, no, non è necessario conoscere a memoria tutte le leggi e tutti i regolamenti che poi cambiano, quindi non, non ha senso allora, saperne giusto i due o tre che sono quelli quadro, cornice sì allora, non so, 178 eh, l'1169 eh, l'852 quelli que, dei claims fatevi un, un schemino, un quadratino e basta, nel senso poi ovviamente la normativa deve essere in realtà fornita una, una, io ho avuto una vecchia insegnante di diritto agroalimentare la normativa non si studia a memoria la normativa si legge e si capisce e questa è la base. Ok, va okay. Bene? Visto che non ci sono più domande, io vi do appuntamento per il prossimo venerdì 19 giugno alle ore 10: ci sarà il quarto modulo di diagnostica clinica e microbiologica. Avremo un'altra collega, e basta. Ringrazio ancora Maria Paola per. A voi? Contributo e vi auguro una buona serata. Grazie, Bene. ciao a tutti.